Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete oggi ritorniamo su eFootball 2024 per andare a testare un nuovo POTW che è davvero qualcosa di assurdo, perché può fare tantissimi ruoli e paradossalmente può farne anche molto bene. Sto parlando appunto di Marcos Llorente, un giocatore secondo me davvero interessante, così come era per Højlund. Ho deciso di provare anche questo giocatore qua, che mi è uscito dai POTW al secondo giro. Mi manca l'ultimo giro, ma ho paura perché io vorrei trovare Lucas Hernandez, ma secondo me non me lo lascerà. E siccome su PlayStation abbiamo fatto una figuraccia perché non ho trovato niente di buono, tutti gli ultimi a parte Svilar mi ha dato tutti gli altri, quindi essendo che della Roma sicuramente non mi lasciava Svilar, stranamente quando ci sono i portieri 4 stelle sempre garantito che lo trovo, in questo caso non l'ho trovato e va bene lo stesso, e andrò a provare questo giocatore. Prima di andare avanti, lo sapete, quando l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti, lasciate sempre un bel like di supporto, cerchiamo di non incazzarci, andiamo a vedere questo giocatorino qua. Allora, io sono passato a questo modulo con un 4-1-3-2 che comunque secondo me è molto interessante. Lo dice, il gioco dice 4-2-2-2, ma in realtà Odegaard, provandolo in questa posizione, sta rendendo meglio, vi dico la verità. Quindi metterò Mbappé a sinistra, Maradona a destra, e davanti ho deciso di provare Francesco Totti e Cristiano Ronaldo. Però visto che oggi voglio provare Marcos Llorente, ecco qua le sue statistiche, che è straveloce, ho deciso di fare questo tipo di cosa e vediamo se si comporterà bene. Io penso sia un giocatore interessante anche nella fase di pressing, cioè dell'avversario, quando sta impostando. Lui, avendo coinvolgimento difensivo 86 e aggressività 87, tutto sommato non dovrebbe essere malvagio. Ha anche intercettazione. Non lo so, io vorrei provarlo anche come CC se riesco, ovviamente se riesco. Poi comportamento offensivo 85, contro la palla 82, dribbling 84, tanta velocità, non ha tantissimo controllo corpo, però capite che lo metto a posto di Ronaldo piuttosto che di Totti, perché Totti comunque è un altro giocatore. Andiamolo a provare, andrò a fare l'evento Championship Open perché devo ancora finirlo qua su PC e speriamo di vedere un bel gameplay. Lo sei trovato, vediamo che sei il nostro primo sfidante di oggi, un faccio cagare Cree, ottimo, cioè gli voglio bene soltanto per come ha impostato il nome del nick, ragazzi, la squadra più che altro. Allora, vediamo la sua squadra, 4-3-3 classico, non so se è fatta apposta per abbassare il livello della squadra. Anche lui ha Marcos Llorente CC sulla destra, io invece lo sto provando attaccante. Bando alle ciance, andiamo a giocare. Dai, vediamo un po' questa partita contro un italiano. Ovviamente faccio cagare, non può essere tedesco, cioè, se no io non ho visto se poi ha cambiato qualcosina in squadra. Vedete, proprio scritto faccio cagare, cioè, fantastico, veramente, gli voglio bene solo per questo. Vabbè, Maradona ovviamente trapassato dal pallone e andiamo. Vediamo. Vabbè, oggettivamente ci poteva stare che sbagliassero il passaggio. Bravo. Odegaard è messo in quella posizione qua, maledizione. No. Che poi tra l'altro si è spostato al centro Roberto Carlos. Un altro cross. Ok. Ritorna a check, ragazzi, avete visto? Io ho rifatto la build, vediamo un po'. Via, 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 via. Bel passaggio di Marcos Llorente, attenzione in mezzo, colpo di testa, eppure cioè grosso, cioè fisicamente sembra bello alto. Ok, Walker è infermabile, ma ci sta. Vai Marcos, vola. Tieni anche fisicamente. Perché questo fallaccio qua? Batte parrucca, attenzione. La sbaglia sicuro sta cosa qua, non sento la sbaglia. No,
Diego Armando Maradona 1-0. A me Maradona sta segnando tantissimo, e tra l'altro da trequartista a seconda punta, tanta robetta. Fallo. Rialzati, capita, fa niente che sia andato giù. O t'ha falciato, non ho capito. Vai, Dieguito. Ok, scambio al centro. Bravo, Patrizio. Sbaglio io. Ancora, perché pensavo la passasse subito a Vieira, invece no. Non è velocissimo nello stretto. Però vabbè, ci sta. Bravo Billy. Vai Marco, vedi difensivamente, eh? Mamma, se usciva sto passaggino qui andavo. Ma non gioca male lui, solo che tilta presto, secondo me, capito? Per quel fallaccio che ha fatto. Anche qua. No, fuori gioco, ho detto io. Bel movimento alla gara, non è male, eh? Cazzo, che sfiga per un pelo. Non è male, eh. Ha quel leggero potenziale. Vedete, anche difensivamente. Ah, che sfiga. Ho sbagliato, va bene. Non è un problema. Vediamo un po'. Sì, però vedere Maradona di... Cioè, ragazzi, vedere Maradona che colpisce di testa con quel capello lì. Decidetevi però, uno deve calciare. Abbiamo preso il comando. Marcos Llorente 2-0. Quit. Probabile. Ok, hai vinto, perché questo avversario ha abbandonato la partita. Va bene. Secondo avversario, vediamo se riusciamo a giocare un'altra partita. FC Marghera. Ok, ancora la squadra ovviamente deve stare così per l'evento. Vediamo lì come giocano. 4-1. Particolare, squadra molto particolare, non, magari ha usato la tattica secondaria sicuramente, però voglio capire se quell'Iniesta CC da solo davanti alla difesa rende bene, come non penso, cioè. Vabbè, andiamo a giocare. Eccoci qua per la seconda partita di oggi. Allora, se riesco a vincere questa partita, se comunque la portiamo a termine, una in divisione la facciamo. Anche perché sto testando, ma sono top 500, quindi su PC. Vi dico sempre su PC perché al momento si è tornati a giocare meglio su PC piuttosto che su PlayStation. Forse perché c'è anche meno gente. No, non ho preso il comando, ragazzi! Ho premuto non so quante volte e non ho preso il comando, raga! No, sono basito, niente. Vai, capitano. Il capitano. Vabbè, se fai così è facile. Minchia, il capitano che fa il cataccio. Ma il capitano deve essere prima punta. Io ho sbagliato tutta la vita. Io ho sbagliato tutto. Una 0 comunque. Marcos Llorente. Vacca vacca. Ma guardalo come sguscia via Totti. Fallo F. Bef, mamma mia, sti arbitri. Niente, che botta.
Secondo me ci vogliono due terzini difensivi in questo modulo qua, perché un attaccante, ma cosa ci ha fatto Maradona qua? Un attaccante, vabbè, di che cosa parliamo? Un'occasione creata per averci messo un quarto d'ora qua, ragazzi, guardate lì. E vabbè, fa niente, volevo fare un passaggio in profondità per Marcos, che sarà comunque proposto bene, occhio. Allora, andiamo un po' sul gioco aereo. Non male. Bravo Odegaard, Maradona. Il capitano con... Mazza, se si trovano bene. Il capitano. Sbam. Niente da fare. Sto trovando un messaggio, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Mettiamoci qua. Qui giusto ci stava. Guarda, guarda, fai così bello. Ah, l'ho rivalutato con quello in quella posizione. Mamma, che passaggio che gli avevo messo. Non era per Marco, era per Totti che si era inserito. Era per Totti che si era inserito, gliel'ha passata a Llorente, però va bene, non è un problema. Ci sta. Vai Diego, usa il capello che ci arrivi col capello, secondo me. Capitano si muove troppo bene da punta. È perfetto Totti da punta. È la punta assist più forte del gioco. Si muove bene, poi vabbè, il gameplay che ci sono, che c'è negli eventi, non c'è divisione, quindi bravo Kylian. Levati. Vabbè, ci ho provato. Però il capitano recupera. Ancora Odegaard. Sì? No, Diego, proponiti. Attenzione. No, bellissimo, bravo. Mamma mia, salvato in corner, come si suol dire. Bella parata in manuale. E a sto punto, secondo me, ci vorrebbe un terzino difensivo al posto di Roberto Carlos, raga, perché comunque si fa fatica con pochi giocatori che difendono su sto modulo. Che sfiga. Vai, 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 vai Marcos, che sei veloce. Bravo. Mi ricordo se è destro. Tira la legnata. Vabbè. No, non male, Si muove anche abbastanza bene per quello che è il giocatore. Ok, io l'ho ripassata. Dai. Diego è fortissimo, signori. Diego è veramente fortissimo e non gli puoi dire proprio niente a sto giocatore. Clamoroso, clamoroso come carta. Segna sempre, presente. Ripeto, chi diceva che questo giocatore non fosse forte, il classico numero 10 non gli impedisce di essere top. Questa è una parata che avevo fatto, però non l'ha fatta, vabbè. Non l'ha presa. Non so di quanto sia stato vicino, però bel gol. Stiamo attenti adesso, non faccio recuperare questa formazione che è particolare a sua. E anche questo coglione di Costa Curta, Ok. La chila. Bellissimo! Vai! Vai! Non so cosa sia successo effettivamente. Pensavo di aver fatto gol, era tapin quello. Bello come si è girato. Bellissimo.
Dirò che non mi sta dispiacendo per niente. Vai. Ah, che sfiga, si è bloccato un secondo proprio. No, ma l'avevo presa. Passaggio, maledizione. Niente, sono un pirla, ragazzi. Sono un pirla, me la voglio cercare. Me la voglio cercare perché voglio uscire dal basso. Vabbè, fa niente, ci ho provato. Volevo chiudere con un bel triangolino, ma non si poteva fare niente. Bellissimo, capitano. Ok, tripletta di Marcos Llorente, poca roba. Quello di Bellingham gliel'ho regalato io, perché devo spazzare in questi casi. Però dai, va bene lo stesso, andiamo a giocare il secondo tempo. Bello quando i giocatori non prendono i comandi, ragazzi, è bellissimo. È bellissimo quando i giocatori non prendono il comando, o perlomeno non fanno l'azione che gli chiedi, no? Questo è un altro gol. Ahia, questo è il momento della sofferenza. È il momento della sofferenza. Bisogna cercare di rimanere calmi. Comunque, tutto sommato, manco l'avversario non è malvagio. Ripeto, gli abbiamo dato quell'occasione lì. La palla continua a tornare. Dai. Mai visto un Ronaldo così agile. A parte i tempi d'oro. Ok, bravo Marcos che si prende un bel fallo per respirare. Non so da chi passare il pallone, quindi torniamo indietro. Con calma. Proprio con calma, con Roberto Carlos. Niente, siamo in difficoltà palese. Praticamente gliel'ho passata io. Attenzione, che la palla continua a tornare. Spazza via. Adesso farà un giro lunghissimo, ma tornerà sempre nella stessa posizione quel pallone qua, ve lo dico. Vai Roberto Carlos, bravissimo. Proprio un bel rimpallo che stava aiutando anche qua. Vira non salta. Ragazzi, è diventato fortissimo, di punto in bianco non... La palla non riesci più a toglierla. E gli passa, lui passa attraverso. Ai giocatori che hanno i poteri. No, dai, madonna. Ragazzi, vi giuro, è difficile riuscire a fermare il suo pressing in questo momento. Niente. Ma tutta la squadra si è fermata all'improvviso, eh. Bravo, bravo. E però gliela dai, quindi Genna sei un coglione doppio. La crocchetta la doveva fare un anno fa. E no, vedete, proprio si è fermato tutto. Ragazzi, vi giuro, non lo posso più fermare. Guarda, la palla gliela sto passando io. Gliela sto passando io, ragazzi, non esco più, guarda. Cioè, fino a quando lui non farà gol, questa situazione non si placherà. Odegaard. Passaggio 2000, raga. Niente. Cioè, rendiamoci conto di quello che sta succedendo in questa partita, eh. Rendiamoci conto. Che non puoi uscirne, guarda. È ancora qui. Da quanto tempo è nella mia area di rigore? O perlomeno nelle mie tre quarti. Fino a quando non faceva questa conclusione, la situazione non si sarebbe fermata. Continua a tornare, pam, pam, pam. Facciamo dei cambi, vediamo un po'. Cioè, prossimamente non meriterebbe neanche di perdere. Per quello che sta facendo, poi. Per quello che io sto mettendo in campo. È dura. Allora, facciamo così, mettiamolo CC adesso. E mettiamo al posto di Maradona, ci mettiamo Messi. Me lo sono dovuto riportare, ahimè, per causa di forza maggiore. Facciamo un po' di cambi in avanti e ci mettiamo. Facciamo così. Ci
Vediamo di portarci a casa sta partita, non facile. Vediamo a centrocampo. Cesso di merda. Messi. Schifoso. Ok. È un miracolo che siamo 4-2. A questo punto mi viene da pensare. Ha dato il pad al suo cugino, suo fratello che è più forte. Non la spiego veramente. Cioè, secondo tempo dove io non ho visto mai palla. E poi di punto in bianco fai stazione. E finisce la crisi forse. Non è detto perché ribadisco io. Il secondo gol gliel'ho regalato perché ho fatto il pirla, volevo uscire dall'area di rigore. Oh, attenzione, poi i pali cominciano a ritornare anche a me. Roberto Carlos fa una bellissima azione. Porco zio. Dai, subito di prima, dai. Madonna, sarebbe stato fuori gioco probabilmente, però dai. Vai. È un'ora fa che gli ho detto di tornare indietro. Forse difensivamente non rende, ragazzi. Molto lento, non è che è un po' stanco. 5-2, tripletta di Marcos Llorente. Centrocampista centrale non mi ha fatto impazzire. Comunque, complimenti al mio avversario che si è comportato bene. Allora, qua adesso siamo in divisione. Siamo in divisione e vediamo come si comporta qui. Ok, sta benissimo. Va a cannone, pallettoni. Allora, quello che mi ero dimenticato è che comunque CC, ok, va bene. Difensivamente poteva tenere, ma a passaggio è messo un po' così. Certo, per fare la punta centrale, questo tipo di statistiche sono anche buone. Perché il passaggio 382 sulla punta centrale, anche da sponda. Non la trovate. È vero che c'è colpo di testa 70, però è alto anche 1,84. Oh, ragazzi, a me, vi dico la verità, non sta dispiacendo come giocatore. In panchina abbiamo qualcuno che vuole giocare al 100%. Beh, certo. Ovvio, proprio una cosa che non dovevo fare. L'ho fatta. Di chi è che ho? Niente. Andiamo a vedere il nostro avversario. 4-3-3, molto particolare. Gioco contropiede veloce. Dai ragazzi, ultima partita dell'episodio. Comunque i suoi gol li ha fatti. Comunque i suoi gol li ha fatti. E però non mi è dispiaciuto. Come punta centrale non si comporta affatto male. Un bel dito nel sedere anche in fase di difensiva. Anche in fase di difensiva. Non riesco più a parlare ultimamente, ragazzi miei. Un bel botto di lag subito prepotentissimo. Niente, avevo due addosso. Che è successo? Dai che la prendi, dai che la prendi, Raikar. Ok. Bellissimo il passaggio. Fallo. Bravo Dieghito. Passaggio un po' azzardato da parte mia, però volevo cercare di riprendere subito il gioco. Vado al centro. Fallo. Anche perché se mi fossi smarcato lì, tiravo una secca, non finiva mai. Premere start. Come si mesce questa perla, va. Troppo sbagliato. Ultimamente le punizioni non mi stanno più manco entrando. Bravo, Odega.
Non ha per Marcos Llorente, però va bene. Bravo Odegaard, bravissimo. Ma cosa è successo Odegaard? Si è ripreso all'improvviso. Messo C5 la posizione, è perfetto. Fallo. Minchia che pugno, gli ha dato un pugno in faccia. Cosa sradica il pallone. Un po' meglio quel passaggio. Ah. No, l'avevo capito. Bellissimo. Ah. Bene, bene. Partita difficile, eh. È più difficile. Diciamo un attimo da impegnarsi. Ho sbagliato un coglione. Bravo. Ma sti passaggi, diamine. Ma Odegaard, cosa è successo? Non era per Totti. Ma se quello... Madonna mia. Bravo Roberto Carlos. Io non capisco, cioè deve arrivare il passaggio sbagliato a tutti. Madonna, che legnata gli ha dato. Che parata che ha fatto, che ci importa? Bella azione. Bella azione. Allora. Vabbè, ma sto pallone daglielo meglio, cioè nel senso. Hai un bel passaggio, mi pare. Bravo Robertone. Ah, bravo, bravo. Niente da dire assolutamente. L'abito in mezzo al cazzo. L'arbitro mi ostacola, cioè proprio è un corpo estraneo ma che rompe i coglioni comunque, eh? Niente. Assedio. Tutto da un passaggio sbagliato che mi ha scelto la CPU. Cioè io veramente... Vanno a 300 all'ora. Ancora, guarda, la passata che cazzo ha voluto lui. Ma non corre. Teniamo bot. Vabbè, storto col corpo, storto di cervello e viene fuori una roba del genere. Va bene, dai. Guardiamolo mentre fa il fraseggio. Vai così, invisibile anche Patrizio. Ok, buono, dai. Fa piacere. Certo, il minuto di recupero. Niente, non puoi. Ma guarda qua che lisci che ci sono in questo videogioco. Lo dribbli, te lo trovi sempre addosso. Vabbè, primo tempo, così. Con zero tiri in porta. Anzi, ne ho fatto uno io, ho fatto un paratone suo.
il suo portiere. E vediamo il secondo tempo, partita bloccata dove non ci sono sbocchi. Ovviamente c'è anche da dire che abbiamo davanti un avversario che sembra che sia fenomenale, deve essere un top 100 per forza, se no non me la spiego. Guarda, mamma, che passaggio di merda! Bravo Tarello, vai così! Fallo. Comunque veramente io, ma come fa ad avere tutti questi giocatori che vanno così? Io devo ancora capire questa storia. Forse l'ha capito troppo tardi. Sono partite che poi risolvo soltanto con questi episodi. Il pallone era buono, secondo me. Dai, stavi davanti, ma che fai? Ma come può un corpo non essere visibile? Cioè l'arbitro è un giocatore. Grazione. Non so cosa avrei voluto fare con quell'intervento. Oh, e niente, non lo puoi. Non puoi saltare. Che è quello, Rodri? Mazza, ma come va la squadra, oh! Ma era per Maradona! Madonna mia! Va bene, calmati, Genna. Controllo palla 98. Non mi prende la crocchetta e andiamo, dai, continuiamo così. Il gioco si è bloccato all'improvviso lì, ragazzi. Cioè, guarda, ma come fa? Come fa a fare un'animazione del genere? Ma come fa a fare un'animazione del genere? Stoppa la palla di tacco e gli finisce dietro la testa. Facciamo di cambio anche noi. Facciamo uscire questo aborto qua che veramente. Che cazzo vuol dire una roba del genere? Ragazzi, io gli arrivo giusto con la lettura dell'L2, ma guarda che gol fa, guarda che gol fa un portiere che non esce neanche, un portiere che fa 102, ragazzi, che la palla gli passa un centimetro. Quando faccio una roba del genere, gli avversari. Va benissimo così. Anzi, un po' sta linea, vediamo cosa fare. Dai, però avete rotti i coglioni, oh. Avete rotti i coglioni, dai. Ok. Ok. Ok, un altro bel passaggio dato da chi cazzo vuole lui. I miei giocatori non si muovono, sono tutti fermi, raga. Guarda quanto autoblocco che c'è, guarda che schifo. Via, basta, va bene così, dai. Va benissimo così, partita che deve vincere, dai, va bene, va benissimo. Non è un problema. A few moments later. Allora, togliamo Totti, mettiamo Sheva, togliamo Marcos Llorente, che io Marcos lo metterei qua, ragazzi, adesso. Poi ci mettiamo Neymar, togliamo Maradona, ci mettiamo questo aborto qua, anche se ci mettiamo invece Snyder. E continuiamo così. Non molliamo niente, dai.
Eccola, dai, ma madonna. Sbagliato. Ok, tutto dall'ottantesimo in poi, dopo che praticamente non eravamo esistiti, ciononostante giudicate sempre voi. Allora ragazzi, ci siamo fatti tre partite e Marcos Llorente ha fatto 4 gol e 0 assist. È un giocatore sicuramente interessante. Nell'ultima partita, secondo me è anche un po' complice il fatto che il gameplay faceva un po' cagare, non si è fatto vedere moltissimo, però tutto sommato io lo reputo un'altra carta interessante, come lo era Højlund. Però allora, Højlund è più un attaccante di peso, è molto veloce Højlund. Lui invece anche la fase difensiva non la fa male, quindi anche proporlo CC come questo modulo che sto provando, con questo modulo che sto provando, potrebbe non essere sbagliato. È un po' curioso, sicuramente non è come tutti i nomi che vediamo settimanalmente forti che sono P, è un giocatore che va utilizzato per il meme probabilmente, ma neanche più di tanto. Continuerò a provare anche lui, secondo me è un buon giocatore e anche molto curioso di questa posizione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Come voto vi do un bel 7 anche lui. Fatemi sapere appunto. Vi auguro una buona giornata, come sempre buon game a tutti. Ciao ragazzi.